viviamo uniti nell'amore. Chiesa che annuncia il tuo Vangelo, parola vivente che anima e crea. Nel tuo nome, Signore, laudate, laudate Dominum, omnes gentes, laudate Dominum, exultate, jubilate, laudate Dominum, omnes gentes, laudate, laudate Dominum, omnes gentes, laudate Dominum, exultate, jubilate, laudate Dominum, omnes gentes. Madre nostra, Vergine Maria, sei provvidenza del tuo popolo, discepola e figlia, ci chiami alla fede. Nel tuo nome, Signore, laudate, laudate, omne gentes. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Carissimi amici e amiche, benvenuti in questo grande momento che vuole un po' solennizzare e anche significare, lasciare un segno, meglio, in questi giorni santi del Santuario di Cussagno, nel quinto centenario delle apparizioni. Ieri sera abbiamo celebrato solennemente il quinto centenario della prima apparizione, quella che vediamo qui nella volta dipinta dal Rollini a fine Ottocento, il quinto centenario della guarigione di Bartolomeo e del suo invio a Fossano con il grande messaggio per tutti: convertitevi, altrimenti il male vi travolgerà. Era una madre che parlava per cercare di custodire e difendere i suoi figli. E noi questa sera abbiamo pensato di invitare un vescovo che è una gloria fossanese, il nostro Monsignor Giorgio Lingua, arcivescovo, nunzio apostolico a Zagabria, Croazia. Lo ringraziamo di aver accettato questo invito. Lui l'ha accolto ben volentieri, essendo vescovo originario di Fossano, meglio di Piovani, e molto legato al Santuario di Cussano e alla Madre della Divina Provvidenza. Ti ringraziamo, caro Monsignor Giorgio, di essere qui in mezzo a noi, con noi, mentre preghiamo questa sera in modo particolare per le famiglie, per le nostre famiglie, perché siano veramente luogo in cui si trasmette la fede e si vive il vantaggio della fede, potremmo dire così, nel quotidiano della vita. Preghiamo per questo,
preghiamo per la serenità delle famiglie e perché possano crescere nella fede, nella speranza e nell'amore. Il Signore Gesù, come la Madonna 500 anni fa, ci invita alla messa della parola e dell'Eucarestia e ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Preghiamo. Dio onnipotente, fa che viviamo con intenso amore questi giorni di letizia in onore del Signore risorto, per testimoniare nelle opere il mistero che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Avvenne che, mentre Piero stava per entrare, questi gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio. Ma Pietro lo rialzò dicendo: «Alzati, anche io sono un uomo». Poi prese la parola e disse: «In verità, sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga». Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la parola, e i fedeli circoncisi che erano venuti con Pietro si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo. Li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: «Chi può impedire che siano battezzati nell'acqua questi che hanno ricevuto come noi lo Spirito Santo?» E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni. Parola di Dio. Signore ha rivelato ai poveri la sua giustizia. Il Signore ha rivelato ai poveri la sua giustizia. Cantate al Signore un canto nuovo, perché Egli ha compiuto meraviglie, Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha rivelato ai poveri la sua giustizia. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia, egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Il Signore ha rivelato ai poveri la sua giustizia. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate con inni. Il Signore ha rivelato ai poveri la sua giustizia.
Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Parola di Dio. Andiamo, grazie a Dio. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: «Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda». Acclamiamo la parola del Signore. Sono onorato e lieto di presiedere questa Eucaristia nel quadro delle celebrazioni dei 500 anni delle apparizioni della Madonna della Divina Provvidenza, in questo santuario interamente restaurato e rinnovato per adeguarlo alle indicazioni del Vaticano II e dei documenti successivi alla riforma liturgica
come ha affermato il rettore Don Pierangelo, che ringrazio vivamente per questo invito. E sono particolarmente lieto di celebrare per le famiglie, in quest'anno speciale per loro, l'anno Familia Amoris Laetitia, anno che è dedicato inoltre anche a San Giuseppe. Così che è bello pensare che in questa casa di Maria, con le famiglie qui presenti e con quelle che ci seguono in streaming, ci sia anche San Giuseppe e con loro naturalmente Gesù, che ascoltiamo nella parola e che si offrirà a noi come pane del cielo, proprio come 500 anni fa, quando la Madonna donò la parola al sordomuto Bartolomeo Coppa e il pane in segno dell'Eucarestia, cioè della più grande e divina provvidenza. Allora pensiamo di essere qui come se fossimo nella casetta di Nazareth, in compagnia di Gesù, Giuseppe e Maria. E viene subito in mente la bella preghiera della Pietà Popolare, che sono certo conoscete. Diciamola insieme. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia. In questa invocazione, poco più lunga di una giaculatoria, chiediamo alla Santa Famiglia due cose: di assisterci nell'ora della nostra agonia, cioè nel momento ultimo e più importante della nostra vita, e di far sì che la nostra anima in quel momento finale spiri in pace con loro. Mi piace molto questa preghiera, perché spirare in pace con loro e con tutti è la cosa più importante. Me ne sono accorto quando, non lontano di qua, sono stato a un passo dall'ultimo momento della mia vita. Era il 10 settembre 1982, quando ebbi un grave incidente stradale. Ricordo che mentre guidavo stavo pregando proprio la Madonna della Divina Provvidenza, a cui chiedevo aiuto in un momento difficile della mia vita, nel delicato processo di discernimento della mia vocazione. Tant'è che quando verrà il Cardinal Severino Poletto, allora giovane vescovo di Fossano, a visitarmi all'ospedale e al quale avevo confidato i miei dubbi, mi dirà: questo è un segno che Dio ti vuole prete. Forse aveva ragione, anche se io gli risposi soltanto con un po' di insolenza: per me è un segno che mi vuole vivo. Tuttavia considero quell'episodio, proporzioni fatte, un po' come la mia caduta da cavallo sulla via di Damasco, assistito e protetto dalla Madre della Divina Provvidenza. Quel giorno, eravamo ancora durante le vacanze estive, avevo lavorato con papà a raccogliere le canne dei fagioli dopo la battitura, un lavoro pesante che rende nervosi, come molti di voi ben sanno. La polvere entra dappertutto, la muffa nera ti sporca la faccia, le schegge del bambù secco entrano negli occhi e nei capelli, allora ne avevo tanti, eccetera. In quel contesto, con papà avevamo avuto qualcosa da dirci. Lui voleva fare in un modo e io volevo saperne di più. La sera esco in macchina e sulla strada tra San Vittore e Fossano, poco prima della deviazione per la cappella di Santa Chiara, ho uno scontro frontale. Rimango senza conoscenza e con numerose fratture. Quando riprendo coscienza all'ospedale, sentivo dolori in tutte le parti del corpo. Apro gli occhi e riconosco Don Carlo Lenta, buonanima, che era mio professore, mentre mi sta dando l'olio santo ancora al pronto soccorso. Lui era anche cappellano dell'ospedale. Subito mi rendo conto che sarei potuto morire, e improvvisamente avverto un dolore interiore ancora più forte di quello fisico, pensando che sarei potuto andarmene da questa terra senza il perdono di papà.
E poi un altro pensiero che mi fa male. Sarei potuto partire senza aver ringraziato mamma per tutto quanto aveva fatto per me. Ho capito che queste erano le due cose più importanti: vivere in pace con tutti ed essere riconoscenti. Sarebbe triste presentarsi al Padre Eterno senza essere in pace con qualcuno e soprattutto con coloro che ti hanno dato la vita. In Dio non c'è posto per le rivalità. Se non siamo in pace, non possiamo entrare. Da allora ha preso un significato diverso e prego con maggior forza e convinzione quel «assistetemi nell'ultima agonia e spiri in pace con voi l'anima mia». Se la seconda parte di questa preghiera alla Sacra Famiglia è una invocazione di aiuto, la prima è molto impegnativa. Dice «vi dono il cuore e l'anima mia». È come la condizione per ottenere l'assistenza di Gesù, Giuseppe e Maria nel momento della morte. È la nostra offerta. Siamo pronti in questo momento a dare il nostro cuore e la nostra anima a Gesù, Giuseppe e Maria. Pensiamoci un attimo, ciascuno. Sono pronto a dare il mio cuore e la mia anima alla Santa Famiglia. Sono pronto a consacrare tutto me stesso a loro o preferisco che in qualche momento, in qualche aspetto, rimangano fuori, mi lascino nei miei affari? Questo pensiero ci porta al Vangelo che abbiamo ascoltato. Non c'è amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. I nostri primi amici sono proprio Gesù, Giuseppe e Maria. Non c'è amore più grande di questo, dare loro il cuore e l'anima. Proviamo a stringere un patto d'amore con le tre persone di Nazareth. Sentiremo la loro presenza che ci guida, ci illumina, ci sostiene, ci unisce e ci assisterà nel momento finale affinché spiri in pace con loro e con tutti l'anima nostra. Nel Vangelo c'è poi un'altra frase che mi fa sempre riflettere. Non vi chiamo più servi, ma vi ho chiamato amici. Mi sembra un'affermazione molto forte, che costituisce una svolta nel rapporto tra Gesù e i suoi discepoli. Prima i discepoli erano considerati servi, ora Gesù li chiama amici. Cosa è successo? È successo che Gesù ha comunicato loro il suo comandamento: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Ha comunicato loro il segreto della sua vita. Ha chiesto loro di vivere come vive lui nella Trinità in cielo e come ha vissuto in terra nella Santa Famiglia. Qual è infatti la differenza tra servo e amico? Dove si vede che uno è servo e un altro è amico? Esternamente a volte è impossibile saperlo. Possono fare le stesse cose. Se io ho bisogno di un aiuto lo posso chiedere a un servo oppure a un amico e tutti e due possono soddisfare la mia richiesta e fare in modo perfettamente uguale quanto ho chiesto. La differenza sta nel fatto che al servo non sono tenuto a spiegare le ragioni del mio bisogno. Non sono tenuto a dirgli perché gli chiedo qualcosa. Lui è pagato per fare quello che gli chiedo. All'amico non posso nascondergli le ragioni della mia necessità. Il servo deve eseguire e basta. L'amico è libero di rifiutare. Per questo deve sapere. Mentre il servo è pagato per lavorare e agisce per una ricompensa, l'amico agisce perché partecipa del piano, perché è convinto che sia bene quello che gli chiedo, altrimenti si sentirà libero di farmi cambiare idea. Il servo, se non è contento, può andarsene, scioglie il contratto di lavoro, cambia padrone, ne cerca uno che gli piaccia di più, meno esigente. L'amico, invece, è fedele e rimane anche nelle difficoltà. Anzi, l'amicizia si riconosce proprio quando costa di più,
stare accanto all'amico nel momento della prova, del dolore. Il servo fa le cose per dovere, l'amico le fa per amore ed è convinto che non c'è amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Che onore essere considerati amici di Gesù, ma che impegno. Anche perché Gesù spiega subito cosa vuol dire questo. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. E qui viene la parte più interessante, perché il comando che lui ci dà non è quello di amarlo come ha amato noi. Dice piuttosto: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Se vogliamo essere amici di Gesù, amici della Santa Famiglia, dobbiamo amarci tra di noi, altrimenti siamo servi. Solo se ci amiamo tra di noi possiamo essere considerati amici di Gesù, perché viviamo alla sua stessa maniera, come Lui vive in cielo con il Padre e lo Spirito Santo e come ha vissuto in terra con Maria e Giuseppe. In che modo dobbiamo amarci gli uni gli altri? Gesù ci ha dato l'esempio. Ce l'ha detto dopo essersi chinato a lavare i piedi ai suoi discepoli amici. Vi ho dato infatti l'esempio perché, come ho fatto io, facciate anche voi. Amare significa servire. Questo è compito di tutti i cristiani, ma in particolare direi che è dovere delle famiglie cristiane. Per questo la famiglia cristiana ha una missione importantissima nella Chiesa e nel mondo: fare vedere cosa vuol dire amarsi gli uni gli altri, fino ad essere pronti a dare la vita l'un per l'altro. Il marito per la moglie, i genitori per i figli per i nonni, i fratelli, eccetera. La famiglia è un centro di rapporti d'amore reciproco e quando si vede questa carità splende come astro nel mondo. Fate tutto senza mormorazioni e senza critiche, perché siate irreprensibili e semplici, figli di Dio immacolati, in mezzo a una generazione perversa e degenere, nella quale dovete splendere come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita. Questa è la Magna Carta della famiglia. Fate tutto senza mormorazioni e senza critiche, senza sbuffare, senza lamentarsi, senza risparmiarsi, per splendere come astri nel mondo. Sarebbe bello se potessimo vivere così come famiglia, però mio marito non cambia proprio. Mio figlio è diventato una peste. Mia sorella è così insopportabile. I genitori sono una pizza. Quante volte l'amore è messo alla prova, ma proprio quando è provato può dimostrare la sua forza. L'amore di un genitore per i figli non si vede quando i figli sono bravi e obbedienti, ma quando cominciano a contestare, quando fanno i capricci, quando si allontanano. Non viviamo in una campana di vetro protetti dagli assalti del maligno. L'amore dei figli per i genitori non si vede quando i genitori li accontentano in tutto, ma quando sanno accettare di essere ripresi e corretti. Viviamo in una società dove il maligno è al lavoro e cerca di dividere ciò che vede unito. Per questo è importante pregare insieme. Famiglia che prega unita, vive unita. Approfittiamo di questo giubileo diocesano per i 500 anni dell'apparizione della Madonna a Cussagno e sfruttiamo l'anno della famiglia, Amoris Laetitia, per cominciare o ricominciare a pregare in famiglia. La Santa Famiglia ci assisterà non soltanto nell'ora della nostra morte, ma come preghiamo nell'Ave Maria, anche adesso e poi nell'ora della nostra morte. Amen.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Con cuore di figli rivolgiamo al Padre le nostre preghiere. Signore Gesù, ti preghiamo perché tu possa sempre accompagnare ciascuna famiglia, gettando luce e grazia sul cammino di ciascuno. Per questo noi ti preghiamo. Signore Gesù, sostieni le famiglie nella loro preghiera quotidiana, perché riscoprano la preziosità del dialogare con te, un gesto di straordinaria ordinarietà. Per questo noi ti preghiamo. Signore Gesù, aiuta le mamme, i papà e i figli ad accogliere con umiltà e apertura d'animo i consigli e le richieste degli altri membri, affinché ciascuno capisca la straordinaria bellezza dell'essere tutti diversi in cammino verso un unico obiettivo, il crescere insieme. Per questo noi ti preghiamo. Signore Gesù, sostieni con il tuo abbraccio le fatiche e le sofferenze di ciascuna famiglia, perché trovino in te la forza per affrontare ogni giorno. Per questo noi ti preghiamo. Son.
e vogliamo ricordare e pregare per tutti i nostri benefattori, benefattori del santuario, vivi e defunti. Per questo noi ti preghiamo. Questa giornata della mamma, in questa casa della nostra mamma celeste, una preghiera speciale per le mamme che hanno nella famiglia un ruolo nascosto ma importante, essenziale. Preghiamo per tutte le mamme vive e defunte attraverso l'intercessione della mamma celeste. Preghiamo. Eterno Padre, ascolta le preghiere che ti abbiamo presentato, te le chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Guardiamo a te che sei Maestro e Signore, chinato a terra stai. Ci mostri che l'amore è cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare, ci insegni che amare e servire. Fa che impariamo, Signore, da te, che il più grande chi più sa servire, chi si abbassa e chi si sa piegare, perché grande è soltanto l'amore. E ti vediamo poi, Maestro e Signore, che lavi i piedi a noi, che siamo tue creature, e cinto del grembiule, che il manto tuo regale, ci insegni che servire e regnare. Fa che impariamo, Signore, da te, che il più grande è chi fa servire, chi si abbassa e chi si sa piegare, è soltanto l'amore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. S-
Salgano a te, Signore, le nostre preghiere insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificati dal tuo amore possiamo accostarci al sacramento della tua grande misericordia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e, donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo, santo, veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Piero, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle
che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Giovenale e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Signore risorto, scambiamoci uno sguardo di benevolenza. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. Dio onnipotente, che nella risurrezione di Cristo ci fai nuove creature per la vita eterna, accresci in noi i frutti del sacramento pasquale e infondi nei nostri cuori la forza di questo nutrimento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Carissimi amici, ringraziando di cuore Monsignor Giorgio, perché così ci ha scaldato il cuore, almeno per me è stato così, e vogliamo affidare alla Madre di Provvidenza tutte le nostre famiglie, vogliamo pregare anche secondo le intenzioni di Monsignor Giorgio, quelli che sono i cammini, i problemi, le prospettive, gli orizzonti, ecco, della Chiesa croata e in terra croata. Affidiamo tutto a Maria, Madre della Divina Provvidenza. Maria Immacolata, dolce Madre di Provvidenza, che con misterioso atto di materno affetto due volte apparisti qui nella campagna fossanese. Tu che donasti al povero Bartolomeo il pane, la parola e l'udito, tu che invitasti i fossanesi a tornare con cuore pentito a Cristo tuo Figlio, concedi a noi che qui riuniti ti supplichiamo il pane di vita per il nostro spirito. Fa di noi dei docili ascoltatori della parola di Dio. Rendici coraggiosi annunciatori delle meraviglie del Signore. Prendici per mano, Madre nostra, con te cammineremo sicuri verso il Cristo tuo Figlio che libera e salva. Maria, Vergine Santa, continua con noi l'opera della tua pietà materna e proteggi i tuoi devoti figli che in te pongono tutta la loro confidenza. Sii tu il nostro rifugio, la nostra difesa, la nostra guida nel pellegrinaggio di questo mondo. Consolaci nelle afflizioni e nelle prove, proteggici nei pericoli e nelle difficoltà. Spronaci perché sul tuo esempio mettiamo la nostra vita con gioia e semplicità a servizio di Dio e dei fratelli. Concedici, o Madre di Provvidenza, dopo averti invocata come nostra speranza qui in terra, di contemplarti e amarti come Madre gloriosa nel cielo. Amen. La prima strofa, io sono tuo figlio. Io sono tuo figlio, Vergine Maria, quale contento mi non dà il cuor. Quando ricordo, Vergine Pia, che mi sei madre d'immenso amor. Madre di Provvidenza, volgi il tuo cuore a noi, tu ci Maria, Madre della Divina Provvidenza, prega per noi. Carissimi, voglio anche salutare e ringraziare, oltre che a Monsignor Giorgio, che ritroveremo martedì con gli altri vescovi, con tutti i vescovi del Piemonte e della Valle d'Aosta, voglio ringraziare della sua presenza Don Giuseppe. Don Giuseppe è un prete della diocesi di Pinerolo, quindi è venuto stasera a fare Giovanni il Battista, perché domani ci sarà il suo vescovo che presiede qui, domani sera Monsignor Derio sarà qui con noi a presiedere l'Eucarestia per i giovani alle ore 19. Domani nel pomeriggio, per chi lo desidera, alle 15:30
ci troveremo di nuovo, come abbiamo fatto oggi, per un momento di preghiera, il rosario e l'adorazione eucaristica con la benedizione eucaristica. Grazie a tutti della presenza, della preghiera. Grazie a te, carissimo Monsignor Giorgio. Il Signore sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre e in ogni luogo, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede il ricordo dell'apparizione della Madonna, Madre della Divina Provvidenza, concede il Signore la salute del corpo e la gioia dello Spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace. Amen.